Hanno perso tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi, ciao, bentornati. Okay. Sourcecast stagione 2 in muto. No, Sourcecast stagione 2, come dicevo prima, ma se non leggete il labiale non l'avete capito. Nuove regole, nuova grafica, nuovo giro di ospiti probabilmente. Siamo talmente avanti che ho messo una foto di Xbox Series S vecchia. Adesso la sostituisco. Con me Marco Valle e Salvo Camarata, che hanno salutato prima, ma salutano di nuovo. Ciao ragazzi, ben ritrovati, bentornati a questo nostro angolo settimanale, buonasera a tutti, grazie a Videogiocare in Compagnia, mi fa piacere ritrovarvi qui a parlare di videogame. Ciao a tutti, rinnovo il mio saluto agli psycho gamer o psicogiocatori, come ho detto poco fa, e oggi faremo un po' di analisi logica, grammaticale di Xbox Series S, Series X e compagnia. Sono contento di essere qui comunque, grazie perché non mi hanno mandato, perché sono sempre quello un po' un outsider del gaming. Outsider? Perché yes. Sei un outsider? Boh, che ne so, mi piace essere, sentirmi così, no? Ti piace sentirti fuori. Ti piace sentirti fuori, come più o meno è molto fuori la grafica di Xbox, cioè il design di Xbox Series S. No, allora, prima di iniziare a parlare, c'è abbastanza da dire su Xbox perché? Perché noi ovviamente decidiamo di fare l'episodio e Microsoft decide di far leakare, perché era partito tutto da un leak, far leakare il design effettivo di Xbox Series S, il suo prezzo e stamattina anche la conferma del prezzo di Xbox Series X. Vi butto subito in mezzo ai lupi. Il design di Xbox Series S vai Salvo, cosa ne pensi? A me piace. Cioè, a me non dispiace, mi sembra anche abbastanza. Ma è sbagliato elegante. Anche questo. Ah no, è giusto. Questa è giusta, l'ho anche cercata mentre parlavate. Mi sembra anche elegante, è minimale, mi piace. Cioè, non che me ne freghi tanto del design, a me interessa la ciccia, quello che c'è dentro, e soprattutto forse quello che interessa a tutti è questo prezzo, che credo abbia proprio sbaragliato ogni previsione. Però il design mi piace. Anche perché ricordiamolo, $299, confermati €299, in uscita il 10 novembre, preordini aperti dal 22 settembre. Marco. Ma, diciamo che a livello di design, come Salvo, assolutamente non sono interessato al design, però se devo, non mi dispiace, non è, appunto, ci sta, è più facilmente incastrabile in una sala, in un arredamento sicuramente di PlayStation, a meno che tu non abbia delle mobilia un po' particolari, questa va benissimo. Poi è un Xbox, quindi dietro la porta non dovrebbe dare troppo fastidio per quando sbatte, che c'è. Sì, come ferma porta dovrebbe. Esatto, sì, no. Sì, no, a parte le chiare discussioni sul design, è un design che, e mi sono espresso in off topic, quindi in uno dei nostri gruppi WhatsApp di GameSource a riguardo, proprio perché quella, che in realtà non potete vedere in foto, ma cerco di recuperarne una, quell'enorme grata laterale è davvero enorme, cioè è finita in una serie di meme, in una serie di immagini con SpongeBob, con... Sì, ci hanno fatto l'oblò, ci hanno fatto milioni di altre cose. Sì, per la padella, esatto. Anello. Questo segue assolutamente quello che già era successo col design di PlayStation 5, quindi ci sta, bisogna memare nelle nuove cose. Chiaro che €299, e ne stavamo discutendo con Marco e Salvo in pre-show, ma ne stavamo anche parlando privatamente, è un prezzo che, cioè, fa... Soprattutto nel contesto 2020, perché è chiaro che adesso un po', quando ci togliamo la mascherina ci dimentichiamo di quello dei mesi che sono passati, anche solo un secondo. Bisogna ovviamente contestualizzarlo in un anno in cui la possibilità economica non è quella dell'anno scorso. Non stiamo parlando di gente che può permettersi forse 500 euro, non tutti possono permettersi €500 di console a prescindere, quest'anno ancora meno. Anche in questo contesto €299, seppur con le limitazioni di spec della console, è un prezzo che, cioè,
non ti fa neanche molto dubitare dell'acquisto. Compri e vai. Valore aggiunto dato dall'Xbox Game Pass, che ovviamente è portato su una console da 2,99, un Game Pass di cui non mi ricordo il prezzo, ma comunque cioè, siamo attorno ai 10 euro circa, forse 12, forse 9, non mi ricordo. Sì, 10 spiccioli se non sbaglio. Perfetto, ti dà accesso a una libreria di giochi assurda. Libreria di giochi che in un tweet divertentissimo di stamattina di Xbox si è allargata, perché anche EA Play, quindi tutta quella serie di giochi EA normalmente disponibili a chi ha un abbonamento EA Play, saranno disponibili senza una modifica di prezzo, quindi incluso nel prezzo di Xbox Game Pass, appunto nel Game Pass. E quindi la libreria di giochi aumenta ancora di più. Marco? Scusa, ma per EA Play sono inclusi anche le microtransazioni nel... a quanto pare quelle le lasciano. Sì, EA... cioè... In realtà quello poi, vabbè, ma fatevi sentire in chat. L'aggiunta di EA Play, allora, di Game Pass abbiamo parlato, perché ne abbiamo dette, abbiamo detto che è un'ottima occasione, ti dà un sacco di giochi a cui giocare, se già non ne avessi abbastanza nel backlog. Il PC Game Pass è una genialata, perché conosco un sacco di persone, un sacco di miei amici appassionati di volo, che al lancio di Microsoft Flight Simulator 2020 si sono buttati subito, senza nemmeno comprarlo, ma pagando semplicemente l'abbonamento, perché era incluso nel PC Game Pass. Quindi di nuovo l'opportunità di giocare a più titoli di quelli a cui normalmente giocheresti. Dall'altro lato, la mia preoccupazione, più che quella dei ragazzi, era effettivamente quanto arriva poi al producer, quanto arriva poi allo sviluppatore, quanto arriva poi allo studio. E lì ci sono su internet, basta cercare, cioè fatelo anche voi 17 in questo momento, ci sono opinioni nell'uno e nell'altro senso. Certo che rimane un servizio assurdo l'aggiunta di giochi EA, per quanto siano giochi, cioè giochi di sport, che mi sa che non ci giocate nessuno dei due, e non ci gioco nemmeno io, infatti ci sta, cioè sono giochi in più. È chiaro che non è un oh mio Dio, hanno messo Live Gold nel che poi in realtà già c'è, vabbè, hanno messo Live nel Game Pass, è una cosa un po' però ci ha fatto pensare questa cosa, questi 299 euro e la conferma ovviamente di Series X a 499,99 ci ha fatto capire prima di tutto che la guerra del silenzio next gen l'ha vinta Sony al momento, non la next gen, solamente la guerra del silenzio. Però ci stavo facendo ragionare sempre in pre-show, ed è da qui che magari vi do l'input per andare avanti, sui prezzi di PlayStation 5 con disco, PlayStation 5 digitale. Farei partire Salvo sto giro. Prima stavamo dicendo qualcosa sui 3,49, se non sbaglio, la versione senza disco, e sparavamo un 4,49, sì, per quella. Cioè, secondo me... ma se fosse così, vince PlayStation immediatamente. Nel senso che comunque... Come dicevamo in pre-show, mentre Xbox Series S è una versione depotenziata della Xbox Series X, e pensando anche in maniera complottistica, pensavamo se fosse un vero rebranding della Xbox One X, perché comunque di Xbox Series X, di Series S non hanno fatto vedere niente, cioè mentre dell'Xbox Series X l'hanno smontata, l'abbiamo vista dentro, abbiamo parlato di tutte quelle cose hardware che Alessandro ci ha cercato di spiegare ma non ci abbiamo capito niente, di questa Xbox non raccontano tipo che tipo di RAM ha, che SOC c'è dentro, quindi mi sono chiesto, ma non è che è un rebranding? Ti stanno vedendo in fondo una Xbox One X con la scritta Series S. È praticamente un Famiclone dell'Xbox. Quindi è una versione depotenziata. Diciamo che è vero, è una next gen, perché c'è a quanto pare l'SSD, però sembra, cioè, a me sembra questo. Poi, ok. Mentre la PlayStation 5, la Only Digital, è la PlayStation 5, quindi tu ci giochi in 4K nativi senza il lettore, quindi ovviamente secondo me costerà di più, cioè è logico, bisogna vedere ora la battaglia dei prezzi che fanno. Certo, potrebbe nascere una, cioè siamo in guerra, cioè si sente che c'è una bella console war. Io spero che la mettano a 3,49 a questo punto, cioè, e non ci sarebbe storia
se mettessero l'Xbox, scusate, la PlayStation 5 Only Digital a 3,49, cioè per 50 euro tu prendi una vera next gen, non una next gen soft. Quindi per me vince PlayStation in quel modo lì. Secondo me i guru di PlayStation, i guru del marketing, hanno preso una bella botta in questo caso. Ci staranno pensando, perché è ovvio che debba costare di più la PlayStation 5 Only Digital. Vedremo. Marco? Sì, sicuramente sì. No, concordo con quello che ha detto Salvo. Costerà sicuramente di più, costerà perché è ovvio, perché è veramente ovvio che costi di più, perché se questa qua è, appunto, come dicevamo, praticamente poco più che un rebranding di una console da current gen, diciamo, da questa generazione uscente, deve andare a costare di più. Io, diciamo che nei miei più rosei previsioni avevo detto che sarebbe venuta a costare la PlayStation Only Digital il prezzo che hanno proposto, appunto, la Series S. E però è anche vero che ha di più a livello hardware dell'Xbox la PlayStation, a meno che non escano delle cose proprio all'ultimo minuto, però no. Però secondo me avrebbe poco senso, perché ha un'attrattiva forte, perché effettivamente, adesso scherzi a parte, è veramente un'ottima mossa che hanno fatto qua con questa serie S, che mi avete con tutte queste S, cioè, no, guarda chi c'è, il Talla, ciao, nessun rebrand, si tratta di un'architettura completamente diversa rispetto a quella di One X. Ah, ok, quindi mi ha fregato. Grazie per l'abbonamento, Talla, comunque. Grazie per l'abbonamento, Talla. No, appunto, allora, basta rebrand, non è un rebrand, è un'architettura completamente nuova, comunque ci sono delle prestazioni minori, quindi per un prezzo così ci sta anche, soprattutto con il servizio, appunto, come avevamo detto, Game Pass, IA Pass, perché è un entry level perfetta in pre-show, dicevamo, e condivido pienamente, è la classica console che a Natale, neanche il day one, che sarà, appunto, 10 novembre mi pare, sì, giusto? Sì, 10 novembre, preordini il 22 settembre, ma non il 10 novembre, non in pre-order, il vero botto lo farà a Natale, quando ci saranno i genitori, i nonni, completamente digiuni di quello che è, per comprare al ragazzino, al nipotino, una cosa, entrano e prendono quella, perché è poco costosa, e ovviamente, se non sono deficienti, pomperanno sul fatto che con X-Pass, con Game Pass e bla bla bla, potrai praticamente comprare solo la console, giocare pronti via milioni di miliardi di giochi e tutto quanto. Secondo me quello lì farà tanto. L'unica cosa che può fare Sony adesso, scusa, finisco, come dicevamo, è il prezzo, perché se e sicuramente sarà in una perdita mortale, ma se, come appunto diceva Salvo, facessero un 3,50, 3,49, 3,60 Only Digital, adesso parlando solo di Only Digital, allora probabilmente in Italia, in Europa, in America non lo vorrei dire, e sono anche quasi certo in Asia non ci sarebbe storia, vincerebbe il nuovo PlayStation Day One. Poi bisogna, questo è lo scatto, poi bisogna vedere la maratona di quello che esce, perché puoi fare tutti i botti che vuoi, però, ok, Game Pass, ci sono dei giochi che qualcheduno sono nuovi, qualcheduno è dei one, ma è tanta roba da backlog, e ci sta, appunto, come dicevamo, un entry level, la prima console che mi compro, quindi posso anche recuperare i titoli vecchi. Però poi sul lungo andare bisogna vedere cosa esce, quando e come, e qui si va di nuovo tutto in gioco. E non adesso non sto a fare previsioni su quello che sarà, però se andiamo a vedere i giochi che devono uscire per PlayStation, i giochi che devono uscire, quelli annunciati, quelli, diciamo, nativi, nuova generazione e tutto, a questo punto di nuovo l'ago pende di nuovo dalla parte di Sony, però è tutto in divenire, secondo me. Adesso l'importante è lo sprint iniziale. Io voglio, ma anche per il mio portafoglio, che Sony esca fuori a dire no, te la do a 299 senza i 99, e allora basta.
è day one, ma è day one per me, lo sai, è day one lo stesso. Però no, beh, realisticamente penso che sotto i 3,50 3,60 non possano andare, ma mi sembra già di dire una boiata anche con questi prezzi. Comunque vedremo. In questo momento guardavo i prezzi di Amazon e si costa molto tutto, cioè con 2,99 prendi la Switch. Let me hear you. If you're ready for the brand new thing. Questo cos'è? Tra un mese tu hai una entry level, una next-gen, una vera next-gen entry level. In questo momento Amazon vende la Xbox con il bundle, però non vende Scusa un attimo, dicono che c'è la musica che copre la voce, ma io non ho musica. La sentivo io, evidentemente va nel desktop. Ah, cioè. E poi intanto, ciao ZannaFix78, ma con questi nomi che non si capisce mai niente, Series X, One X, Series S, One S, secondo voi il fatto che vende sempre più PlayStation è anche perché la mamma, il nonno, lo zio non ci capiscono niente, di console vanno dentro su quella con il nome più semplice, sì. È anche una cosa che dicevamo in pre-show praticamente. PlayStation c'ha tanto il nome, non tanto per la confusione della cosa, però se non c'è questa... è fatta per il casual gamer questa serie S, dai. È fatta per il casual gamer in principio. E queste persone qui, se sono attratte veramente da un prezzo così basso, da una cosa, perché Game Pass è tutto, però secondo me, chi non è nell'ambiente, chi non bazzica, diciamo, un po' l'ambiente videoludico per passione, per lavoro, per tutto, Game Pass glielo devono spiegare che cos'è, che cosa comporta e tutto, perché appunto, come diceva anche ZannaFix78, qui in Europa la console è PlayStation, quindi il nonnino che va a comprare la cosa, entri, cosa vuoi? Dammi la PlayStation. Mia madre, anche quando avevo l'Xbox 360, continuava a chiamare la PlayStation, ma mia madre probabilmente chiamava PlayStation anche il Game Boy, quindi non... Sì, ne abbiamo discusso qualche episodio fa, cioè la console è PlayStation, cioè... Sì. Dire PlayStation significa... Sì. Come negli anni 80 era Nintendo. Esatto. Negli anni 80 era Nintendo, io giocavo alla Nintendo, non giocavo ai videogiochi, come giocavo alla PlayStation, o gioco ancora alla PlayStation, non gioco ai videogame, mm-hmm. Per il mondo comune, quindi sì, è ormai, è videogiocare per antonomasia PlayStation, sì. Così. In un modo o nell'altro sì. Sì. Se poi andiamo invece, se andiamo più nell'hardcore gaming, semplicemente i veri appassionati proprio, allora tutto un altro discorso, perché non devi spiegare cos'è il Game Pass, non devi spiegare cos'è l'EA Pass, niente, stasera non ce la faccio a parlare. Però magari a questo punto c'è gente che non si fa andare giù le prestazioni, perché compri una... non una vera next gen, compri una next gen un po' monca, e visto che hanno pompato la console più potente del mondo, guardate i muscoli, guardate qua, guardate là, chi ha magari già l'attrezzatura, tipo un bel televisore che sorregge i 4K e tutto, dice, ma cosa me la compra a fare la Series S? Piuttosto la Series X, però per lo stesso prezzo mi comprerò la PlayStation, che perlomeno c'è dei giochi fighi. Non che Xbox non ne abbia, però se andiamo a vedere di line up ci sono sempre la solita faccenda, le esclusive e tutto, e potremmo parlarne di qua fino al giorno dell'uscita, sempre di questa che è, ma l'esclusiva temporale, bla bra bla, lo sapete sempre. Comunque, solito. Tra l'altro, secondo voi Godzilla sullo sfondo cos'era? Un ruggito? Era una moto che passava dalla mia parte. Spero non sopra la mia auto. Qual è secondo voi il range? ZannaFix in chat giustamente, ormai la PlayStation è la console nell'immaginario collettivo.
esattamente. Qual è secondo voi il range di prezzo accettabile per l'utente medio? Cioè, io sono, è chiaro che noi non siamo l'utente medio, quindi è un po' uno sparare, però io sono il genitore, ok, lo zio, perché di solito è lo zio che fa gli acquisti fighi, che va da MediaWorld e ha davanti PlayStation 5 senza disco e Series S. Che prezzo è accettabile per PlayStation 5? Non dico quale vorremmo o quale immaginiamo. È quale secondo voi è accettabile per PlayStation 5 senza disco messa in pari a Xbox Series S? Anche perché, cioè, l'utente generico, secondo me, se vede Series S e PlayStation 5, ok, hanno delle linee diverse, ma non è che dice oh mio Dio, sono due brand diversi. Anche perché hanno, cioè, non c'è più l'hamburger nero e la consolina nera tranquilla. Cioè, esteticamente, 300 euro dice videogiocatore, videogiocare in compagnia. Qual è il prezzo accettabile, secondo voi, per PlayStation 5 per riuscire davvero a spingere, a prescindere da ciò che sappiamo noi? Quindi, a prescindere... 350-360. Anche secondo me. Quindi un 349? Un 359? Sì, 349,99, 359,99, sì, ora glielo dico. Sì. Non salire, non uscire sopra dal numero 3, perché significa, perché 2,99 significa 300, andare oltre il 300, cioè oltre il 300, poi cioè, sicuro costerà sui 400, però videogiocare in compagnia, noi stiamo parlando della Only Digital, non della versione, diciamo, intera, completa, Only Digital. Sì. No, ma per quello che diceva, per quello che ci chiedeva Enrico, dal punto di vista psicologico, no? Ora ci metto un po' del tuo, esatto. Però è proprio il numero, cioè 2,99, perché diciamo 2,99? Perché c'è un 2 davanti, che è più di 300, di 3,99, che è 300 euro, ma effettivamente è 300 euro, 299 euro, ragazzi, un euro sono il sacchetto con cui vai dal MediaWorld e te la porti via. Quindi paghi 300 euro, cioè. Ancora, probabilmente. Ancora. Uscire fuori dalla fascia di prezzo di 300, quindi andare oltre i 350 e andare sui 400, quindi 3,99, significa che costa 100 euro in più, non 50 euro in più. Sì. E 100 euro in più tu compri una cosa diversa, cioè. Il fatto è che cioè la Series S e Xbox e PlayStation Only Digital sono nell'immaginario, ormai diventano nella stessa categoria come le automobili. Come le, scusami, come le automobili, no? Si prende il SUV, le automobili. Okay. Ah, scusa. Ho laggato, scusate. Come le automobili, cioè la PlayStation diciamo completa, la PlayStation 5 completa, quella col disco, e l'Xbox Series X sono le SUV, quindi in categoria SUV. Stessa categoria, Series S e Only Digital, PlayStation Only Digital, sono stessa categoria, quindi... la differenza di prezzo per l'utente medio, comunque per noi consumatori, essendo nella stessa categoria, solo digitale, eccetera, non può cambiare così tanto, anche se sappiamo che in realtà non è così. Cioè, secondo me, quello che ha fatto Xbox è proprio un grande passaggio di marketing, cioè ha devalorizzato la Only Digital PlayStation. Cioè, perché ha detto, dice al consumatore medio, la mia è una Only Digital, dentro non ci sono le stesse cose, ma fuori è una Only Digital. E noi, io, Marco e Enrico, facciamo fatica a capire quello che c'è dentro, perché vedete come il Tallarini mi ha redarguito dicendomi non è un rebranding, è una nuova architettura. Sì. Sì, però poi chi arriva vede uno chassis, vede una console che non ha il disco e dice vabbè, queste e queste sono uguali, perché quella deve costare 50 euro in più? Girano gli stessi giochi? Sì, ti dirà l'omino della Media World. Sì, girano gli stessi giochi. FIFA ci gira? Sì, ci gira, anzi, in questo c'è il Game Pass, che tu sei connesso a internet, con 10 euro hai una 100 giochi, come i Famicom, no?
quando il nonno ti comprava il Famicom con Il 150.000 Famicom, giochi, Famicom, 999.000 giochi. 999.000 giochi, è la stessa, cioè, è la stessa cosa. È la Cioè, stessa cosa. continua, quindi ha praticamente sempre la stessa valenza di questa. Cioè. Sì. Continua a tirare fuori il fermaporta. Bellissimo. Sì, è uguale, ragazzi. Cioè, Xbox ha depotenziato PlayStation 5 Only Digital, l'ha depotenziata perché dice al consumatore medio, a quello che non ne capisce niente, ma la mia è uguale. È uguale, costerà di meno, perché dovrà costare, non ce l'ha, non ce certo l'ha che mai deve costare di meno, deve costare di meno, però a questo punto, cioè, Sony non può perdere così. Lo sprint iniziale, tornando al discorso di prima, poi bisogna vedere la maratona, però subito la partenza, boom, si spara, via, pronti via. Non può perderla così tanto. No, non può ma perderla perché, così perché tanto. Se non mette, non mette macchine dentro, e poi a lungo andare, chi riprogramma i giochi per la PlayStation? Cioè, è un po' quello che è successo con Xbox, no? Poi alla fine. Sì, esatto. Non vendi i giochi, quindi non programmi. Non si programma. È il cane che si morde la coda. Non ci sono i giochi, non fai. Nessuno si ci impegna sopra. Anche perché teniamo di conto che l'utenza più hardcore, diciamo, se è l'attrattiva al Game Pass, non dimentichiamoci che è anche su PC. Sì. Quindi l'hardcore gamer allora dice: ma che mi frega a me, mi faccio un signor PC da gaming e me ne frego assolutamente di serie X, serie S, cose, Only Digital e affari, e gioco 4K, bla bla bla, tutte le cose, miliardi di FPS e tutto. Il casualone, quello plug and play, è sicuramente stimolato a comprare una console come serie S. E quindi secondo me Sony ci stupirà con effetti speciali. Enrico in pre-show, eravamo in pre-show, eravamo già da domani, dici che potrebbe copiare qualche bugnone. Io sono convinto, ma sono convinto da quando è partito il silenzio su prezzi e cose, che Sony aspettasse Xbox perché non gliene frega niente di vendere in perdita. Cioè, quindi piuttosto, perché sto anche, cioè, mentre voi due parlavate mi veniva in mente che i due, idealmente i due target di Xbox e Sony si sono invertiti. Cioè, la console, perché è console, cioè ormai vuol dire console PlayStation, adesso se effettivamente l'All Digital la vendi a 3,49, la stai vendendo a qualcuno che conosce cosa c'è dentro e guarda anche che conosce cosa c'è dentro e guarda anche il prezzo. Invece l'utente medio, cioè ho idea che questa generazione, almeno l'inizio di questa generazione, la console automatica sarà Xbox, proprio perché è a 2,99. Perché sono sicuro, perché poi sto pensando anche al design, anche solo della scatola stessa. Se mi piazzi una console davanti a 2,99, a parte che non ho bisogno di molto per essere convinto a prenderla, ma in copertina, cioè proprio sul cartone, mi fichi anche 3 mesi di Game Pass inclusi, accesso a, e gli spari un numero, 1500 giochi. Non so quanti giochi ci siano nel Game Pass ora come ora. E, aspetta che faccio ripartire questo bellissimo trailer. E la console è venduta, perché uno guarda i 2,99 piuttosto che i 3,49. Chi non conosce Sony Xbox, è chiaro che poi Sony PlayStation è la console per eccellenza, ma sto pensando che effettivamente il pubblico si sta girando, cioè è possibile che si giri, proprio perché l'Xbox diventa la console da 2,99 a cui giochi alle cose e la grafica è tranquilla, quindi è la console per quelli che vogliono giocare e basta. Per quelli che vogliono giocare meglio c'è PlayStation 5 digital o meno. E credo che, a parte che sì, secondo me domani o dopodomani un prezzo e una data d'uscita le sappiamo, e sono sicuro, io punterei a una o due settimane dopo Xbox Series S, perché sì, secondo me poi quello lì è influente, perché come ti ho detto il botto lo fai a Natale, non tanto il day one, cioè anche comunque, se 10 novembre, cos'è? Il ringraziamento? No, terzo giovedì di novembre dovrebbe essere, quindi comunque sì, in America il ringraziamento, in America il ringraziamento, in Europa qua un Black Friday, Europa. Quindi certo a 2,99 non la trovi scontata di già il Black Friday. Appunto, Black Friday la vedo proprio dura. Però prepariamoci agli ammassi fuori da MediaWorld, probabilmente per prendere Xbox Series S, sempre che non facciano solo acquisti digitali, perché ci sta.
Credo che Sony gli voglia dare, gli abbia dato spazio per decidere data di uscita e prezzo. È chiaro, come diceva Salvo, che probabilmente la botta dei 2,99 non se l'aspettava nemmeno Sony. Non credo che però questo influenzi molto il prezzo di PlayStation 5 Digital. Credo influenzerà il prezzo di PlayStation 5 con disco fisico. Cioè ridimensioni quella che è comunque l'upper end della tua proposta next gen. La questione del pubblico che si inverte un po' la temo, perché ovviamente, ripeto, io sono mia madre, ok, che va a prendere una console per suo figlio, te lasciamo con 33 anni, però vabbè, vedo quella 2,99, vedo quella 3,49, non so che mio figlio adora PlayStation, prendo quella 2,99, poi mi ci ficchi davanti appunto quella cosa del Game Pass ed è fatta. Chiaro è che se vedo 3,49, 4,99, perché magari Series S è già venduta, o Series S è in fondo, o Series S non me la sparano davanti, perché in quasi tutti i negozi di elettronica in cui sono stato, onestamente, in questi 7 anni, la prima console che vedo è PlayStation, ma perché me la sparano davanti, non perché, cioè, sono io che punto l'occhio, è perché effettivamente quando arrivi in zona console c'è Fortnite, PlayStation 4, la pila di console e due joystick per giocare, adesso non più, però prima era così. Temo appunto che questa divisione dei target possa forse sul lungo andare nuocere Sony. Ti dico una cosa, un po', dimmi. Enrico, questo vale sia per Sony che per Xbox, però dobbiamo sommare a quello che sto per dire il fatto che il nome PlayStation è il nome della console da gioco. Sì. Only Digital. Noi appassionati, c'è chi è contrario, c'è chi è favorevole, c'è il collezionista, c'è tutto un mondo. Il casual, a chi il target di riferimento di Series S? Non va sul digitale. Perché sia per diciamo per non troppa conoscenza del proprio del mondo videoludico, cioè una conoscenza superficiale proprio da utilizzatore finale, da vero consumatore, sia perché se è comprato via terzi, il nonno, il papà, la mamma, che magari non ci pensano, e l'idea di dire ok, io gli compro questa, mi immagino il nonno, gli compro questa, ma non c'è da metterci i giochi. Non è uno scherzo, sì, no, è vero. Il nonno che ti compra i giochi, però, e tu non sai dove metterli, effettivamente. Però, vabbè, sì, tanto lì comunque la frittata è fatta. E poi una cosa, questo però magari parliamo solo dell'Italia, ma io sono quasi certo che anche in altre parti d'Europa non c'è il digital divide, non c'è questa copertura capillare. Io sento gente ancora adesso dice ma se tu solo digitale io ci metto 48 giorni a scaricare Warzone. È vero, ci metti 48 giorni a scaricare Warzone, e se è solo digitale è un grosso casino. Ma questo vale sia per PlayStation che per Xbox, solamente che a questo punto fai sempre pesare il tuo nome. Vai Salvo, perché stavo pensando a una cosa da dire. Penso anche che sì, è vero quello che dici, però è anche vero che i ragazzini giocano a Fortnite sui tablet, cioè giocano a Fortnite sui tablet perché è gratis. Sì. Ma se si comprano FIFA, si comprano ogni anno quel dannato disco con sopra FIFA. No, è vero, pensaci. Sì, no, rido perché è vero. Sì, è vero. E se perché Fortnite è gratis. Fortnite è gratis. Quindi è ovvio che nella loro testa è gratis, lo devo poter avere in ogni momento, in ogni cosa. FIFA me lo vado a comprare. Quindi, seguendo e quindi il discorso devo avere il disco. E seguendo il discorso di Enrico, se l'ammiraglia Sony, cioè la PlayStation 5 col disco, me la piazzi 50 euro in meno della miraglia Xbox, quindi Xbox Series X, ha vinto di nuovo Sony. Credo che il ragionamento che faranno sia questo. Cioè, rischio di mettere l'All Digital a 3,49. 50 euro in più del corrispettivo Xbox. Anche perché e 50 in meno della miraglia, diciamo, del pienone, via.
Anche perché, allora, cioè, se spingono sul fatto che la PlayStation 5 è digital, a parte forse l'hard disk, adesso leggo il commento di Talla, Ale, cioè Ale, adesso leggo il tuo commento, a parte la questione disco, che forse è la cosa che più mi preoccupa, perché poi ne stavo discutendo per dire anche ieri con Mirko, effettivamente una console con disco ha bisogno di, forse, dico una cavolata, leggermente meno spazio, perché parte dei dati li leggi dal disco, quindi mi aspetterei che la versione all digital abbia un disco un po' più elevato, con uno spazio un po' più elevato. Però tolto questo, noi tre e l'utente medio-alto sa che PlayStation 5 Digital ha dentro la stessa roba di PlayStation 5 normale. Come lo spieghi all'utente normale? Glielo spieghi nella scatola? Perché il prezzo non dice questo. Cioè, se io vedo una console a 4,59, una 3... Scusami, 4,49 e 3,49, io non vedo due contenuti identici. Che è una cosa che invece Xbox, forse mettendola a 2,99, il sottotesto è anche questo. Cioè, stai avendo un primo piccolo passo verso la next gen. E quindi, idealmente, se vogliono fare il botto, cosa che probabilmente faranno, vediamo se anche questo giro di generazione lo vincerà Sony, è appunto offrire PlayStation Digital un po' più alta rispetto al corrispettivo Xbox, con la scusa che è una PlayStation 5. Solamente senza disco. E abbassare il prezzo, appunto, come la chiamavamo l'ammiraglia PlayStation 5 con disco, a un 4,49. Quindi mi fai quel divario di 100 euro che è giustificabile per l'utente medio, e 100 euro li spendo volentieri per la gente come noi tre, probabilmente, distinguendoti comunque dai 4,99 di Series X, dicendo, ah guarda, costo meno, e dai 2,99 della versione economica. Quindi stai dicendo costo più della versione economica e costo meno di quella super costosa. Sono in quella via di mezzo che probabilmente sarà il 70% del target. Il Talla, i prezzi sono stati anche influenzati da Nvidia. Fino a poco fa la 2080 Ti era la scheda video top di gamma e costava 1400 euro e aveva quasi gli stessi teraflops di Series X. Ora l'hanno fatta diventare una scheda di media gamma, quindi non potevano sparare troppo alto. No, i giochi bisogna per forza installarli tutti, e no, la All Digital avrà lo stesso SSD della versione con disco, se no Sony perderebbe di performance in lettura e scrittura, vanificando il lavoro fatto. Ok, appunto. Perfetto. E però intanto non era così ovvio, scusa. Mi ero perso il dettaglio che avessero lo stesso SSD. Io pensavo, no vabbè, ma questo pensavo, sì, che sì, lo stesso SSD, cioè, fosse il default, perché praticamente io, se non ho capito male, correggetemi se sbaglio, è semplicemente una PlayStation 5, mm-hmm, a cui hanno asportato tutto quanto era la parte disco, la parte disco, la parte meccanica della lettura meccanica proprio della cosa. Sì, 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 è quello. Infatti, quindi poi tutta l'architettura, le componentistiche e tutto, pensavo fosse... Sì, vabbè, appunto, se Talla dice così... Sì, sì, appunto, grazie Talla che nei commenti ci dà una mano. Tra l'altro, ieri, nei miei sogni lucidi, ipotizzavo... Sentite di nuovo la musichetta, io. Sentite di nuovo la musichetta. Ah, il video è muto. Boh, non va bene. Niente. Intanto, allora, per la cronaca, per chi ci sta seguendo in live, ho messo il video di... del Lens On con il DualSense PS5 controller del buonissimo Jeff Keighley, che ormai ha le mani in pasta ovunque da decenni, perché c'è anche quel fattore, cioè vedo una next gen di Sony che si sta concentrando sempre di più nel feel, nel senti il gioco, guarda cosa fai con i trigger adattativi, guarda che figo il controller, guarda che adesso con le vibrazioni senti il tendere dell'arco o come un'arma pesa diversamente dall'altra, ed è qualcosa che non vendi al giocatore normale, cioè al giocatore medio, non vendi all'utente medio, non lo vendi al nonno che va a prendere la console. Quindi di nuovo reitero quel cambio di target, secondo me, fra le due case, fra Microsoft e Sony. Microsoft è voluta diventare quella che a 2,99 mi compri e giochi a tutto quello che vuoi, la console facile, la console immediata. PlayStation 5 è un'esperienza di gioco, PlayStation 5 dà importanza al gioco più che ai servizi che offre. Però vabbè, questo è un risottolineare cose che più o meno sono già venute fuori dai discorsi. E sempre più convinto che domani qualcosa da Sony lo si sentirà, o domani o nel weekend probabilmente. E appena sappiamo i prezzi, prepariamoci, perché
No, il weekend è troppo distante, domani è giovedì. Esplode il mondo. Io devo sapere le cose. Allora stanotte, Marco. No, bene. Stanotte... Allora dormo tranquillo, grazie. Non hanno detto avranno lo stesso SD, hanno detto che hanno scelto un taglio da 875 giga o quanto è, perché con quel taglio riescono ad avere quelle performance, quindi è dato per scontato che l'SSD sia lo stesso. A meno che non abbassino la performance, le performance, ma avere un SSD più capiente costa anche di più in termini di produzione. Però Talla, te lo chiedo a livello proprio di tuo uomo tecnologico, quale sei molto più dei presenti a questa conversazione, ha più senso che una console con disco abbia un SSD più capiente? O fossi tu, ok, il lead designer di PlayStation 5, idealmente metteresti un SSD più capiente nella versione all digital? Fammi sapere nei commenti. Continuiamo pure. Cosa stavamo dicendo? Boh. Stavamo parlando di questa bellissima console war, che comunque a me piace un sacco, e comunque è bello avere due aziende che si danno colpi di marketing o colpi di prezzi, insomma, questo per il consumatore, comunque per noi appassionati penso che sia una bellissima cosa, per le nostre tasche e per il fatto che, certo, il mercato è vivo. Ecco, sarebbe diverso se ci fosse una semplice console, quindi un monopolio. Mm-hmm. Questo è molto, molto interessante. Ci risiamo, scusateci dell'offline, credo sia mi è esplosa la CPU o qualcosa del genere, o abbiamo detto cose scomode, forse è molto più probabile questo. Magari confermatemi nei commenti che ci sentite, che la live è ripartita tranquillamente, voi siete ancora connessi, vi vedo, quindi dovremmo ripartire in tranquillità. Marco, l'opinione che stavi esprimendo prima che crollasse il mondo del web. Praticamente, cosa stavo dicendo? Dicevo che, non so se mi avete sentito, però io che faccio sempre queste, diciamo, queste battute da console war, Xbox ferma porte, bla bla bla. Poi... E ci riproviamo con la terza volta. Grazie per i 10 che sono... la chiusura la facciamo solamente audio, ho avuto dei problemi con o internet o Twitch o boh, quindi ho provato per 20 minuti mentre gli spettatori calavano di tornare, ma l'episodio 1 della stagione 2 di Sourcecast si conclude solamente via audio, così almeno quelli che ci ascoltano via podcast sono felici, quelli che ci ascoltano live probabilmente ci pensano morti. Con me sono ancora ovviamente Salvo Camarata e Marco Valle. Il discorso che avevamo impostato di lì stava andando più o meno a chiudersi ed era appunto sull'ipotesi di prezzo di PlayStation, notizia che probabilmente domani porteremo sul sito se effettivamente esce qualcosa. Volevate aggiungere qualcosa prima di andare in chiusa, ragazzi? No. Salvo? Ma insomma, stavamo un po' favoleggiando sulla possibilità di una Xbox, di una PlayStation 5 a 3,49, che non sarebbe male. Dobbiamo aspettare domani o comunque tra qualche giorno i risultati ufficiali. Vedremo cosa accadrà e speriamo il meglio per noi consumatori. Come sempre, assolutamente. Noi, se ovviamente non esplode l'internet, o se non mi esplode il PC, o se non muore uno di noi tre, ci risentiamo mercoledì prossimo, speriamo in live, ma di sicuro da mercoledì prossimo, mano sul cuore, faccio partire anche la registrazione di Spreaker, così se parte la live, almeno il podcast continua senza problemi. Da Marco Valle, Salvo Camarata e Enrico Andruccetti, una buona serata. Voi ragazzi statevi bene questa settimana, ci sentiamo la settimana prossima, speriamo con i problemi risolti. Voi, mi raccomando, state sintonizzati ovviamente su gamesource.it per tutte le news, su twitch.tv/gamesourceit quando funziona per le live, sul canale YouTube di Gamesource, sulla pagina Facebook Gamesource, la taverna di Gamesource, e sul gruppo Telegram gamesource.it. Credo di aver detto tutto quanto. Buona serata Salvo, buona serata Marco, buona serata a voi che ci ascoltate in formato podcast. Ciao a tutti. Ultimi sopravvissuti. E come al solito, keep on gaming. Keep on gaming. Keep on gaming.